Il 4 novembre Catanzaro ha ospitato il tradizionale appuntamento con la festa dell'Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate. La cerimonia è iniziata con l'alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento dei caduti, un tributo reso dal prefetto di Catanzaro e dal comandante della Legione Carabinieri Calabria. Una giornata sicuramente intensa, la giornata dell'Unità Nazionale, della festa delle Forze Armate, nel ricordo di quello che è stato, nel ricordo di quello che hanno pagato i nostri avi per raggiungere questa giornata, questo stato di democrazia, quindi un messaggio sicuramente anche per i giovani. L'impegno delle Forze Armate è costante in favore della democrazia, l'abbiamo detto, in tutti i teatri internazionali e all'interno dei confini nazionali per difendere quei valori che i nostri avi ci hanno consegnato e che abbiamo il dovere di conservare con onore sino alla fine dei nostri giorni, non solo i nostri giorni professionali, ma sino alla fine dei nostri giorni come cittadini.